Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video della serie di Nazuma Levengo Galaxy Supernova delle partite galattiche, dove in questo video andremo a sfidare la tredicesima partita di questa serie. Allora, qui avevamo battuto i distruttori l'ultima volta, vi ricordate com'è andata? Un 7-0 proprio, è andata male quella partita. Abbiamo ottenuto poi nello scrigno Shiny Feza, cioè la tecnica offensiva di Ozrock. Attenzione, adesso andiamo ad affrontare le ultime tre squadre di questa fila di amichevoli. Mancano solo la Ixal Fleet, gli Space Rankers e i Temibili. Cioè i Temibili, sì, si chiamano Temibili, se mi ricordo bene, i Last Rivals. Va bene, adesso in questo video andremo a sfidare la Ixal Fleet. Vi annuncio che ho fatto altre modifiche alla squadra. Vi faccio vedere subito di che cosa si tratta. Qui anche la Ixal Fleet non ha allenatori. Allora, vediamo qua. Guardate questa musica che è proprio perfetta, troppo bella. Allora, dicevo, ho droppato un altro Kanemochi, cioè l'extra che aumenta i punti passione ottenuti dopo le partite, e l'ho data ad Arion Bambino che l'ho messo in squadra. Tanto non lo utilizzerò, l'ho messo in squadra solo per questa extra, insieme a Roleia Bambina, che ha questa extra. Poi ho allenato il secondo portiere, cioè Kirika, che è il giocatore che ha più presa in tutto il gioco. Non mi ricordo come si chiama in italiano, però attenzione. Vedete queste due tecniche qui, Kami e Infinity? Neanche lo immaginate. Sono delle tecniche debolissime ma fortissime. Questa sotto, allora quella sopra è la presa oscura, che costava 20 PT, l'ho allenata al massimo e adesso è a Kami con potenza 320. Questa invece è la barriera magnetica, con costava 10 PT, l'ho allenata al massimo e adesso è Infinity 300 di potenza. È incredibile. E poi come Mixmax gli ho dato Y già mixmizzato, con Demogorgone Omega. Invece qui alla Soul, Saran Agito è quella... cioè quella del portiere della Team Supernova. E poi basta, le modifiche erano queste. Ecco a voi la flotta Ixal, la Ixal Fleet. E vediamo un po' le statistiche, le mosse che ovviamente sono tutte al massimo. Questo è Phobos, l'amato Phobos Quasar. Qui abbiamo i difensori, Ishigashi che ce l'ho io. Tutti qua gli altri giocatori. Guarda i parametri come sono molto alti. E Ozrock, che è il mio attaccante più forte. Cioè, ho dopo Bailong che riesce a fare i 18.000 con super tecnica spiritica. Comincia la partita. Qui siamo allo stadio Gran Celesta Galaxy. Lo stadio Gran Celesta. Ok, qui iniziamo con gli spiriti. Questa è la loro la soul del loro portiere. Non mi ricordo come si chiama però. Ok, primo gol. Subito in porta. Vediamo quanto riusciamo a fare. 20.623. Valore altissimo. Questa, poi la presa normale ha usato il portiere. Allora sì che è facile segnare. Già che è impossibile sbagliare Già che è difficile non segnare quando usa la Soul Strike. Poi se usa la presa normale, ce l'ho fatta a dirlo. Che qua mi ha dribblato Wolfram, ma c'è lì anche Ozrock che lo ferma. No, non lo ferma. Ozrock contro Ozrock, vince Ozrock. Incredibile, eh? Non l'avrei detto. Vabbè, andiamo avanti. Hilary Flair, questa volta riusciremo a rubare palla. Cascata gloriosa Shin, cioè evoluzione 2.
E no, adesso inizia peccato. Bylong ha fatto peccato. Luce oscura, non credevo che la Exalflit aveva la luce oscura. Cioè, oltre al Berserk Ray, questi hanno pure la luce oscura. Ecco, mi hanno anticipato che stavo per cliccare pure io sull'icona dello spirito. Loro hanno tutti gli soul, quindi tra poco, quando ne avranno attivate 3, utilizziamo il Berserk Ray per disattivarle. Grande Ishigashi che anticipa. Ecco, e Flare invece non riesce a prendere il passaggio. Arion viene anticipato. Questi continuano a fare passaggi. Attivano pure la soul. Ecco, adesso possiamo anche usare il Berserk Ray. Anzi, forse al momento è meglio la marcia dei pinguini, perché almeno riusciamo ad arrivare in porta. È più importante segnare adesso. Ok. E vai con il secondo gol. Sempre se l'avversario non fa colpi critici. Ah no, è vero, abbiamo fatto 18.000, nemmeno col colpo critico ci arriva. Repulsione. 2154. Ok, adesso Bylong lo possiamo tirare via dalla squadra, visto che il suo lavoro lo ha fatto. Ora tocca agli altri, cioè Ozrock. Quasi quasi posso mettere in campo Kirika, per magari tirano e faccio vedere la sua forza. Ok, sostituzione. Grande Tetlong con nebbia avvolgente. Fallo, ecco. L'unica cosa che mancava nel scorso video contro i distruttori erano i falli. Mi sembra che non ce ne sono stati. Insieme ai peccati, ai deboli, tutte quelle robe là, i falli non ce ne sono stati. Strano, direi. Vabbè, adesso è arrivato il momento della tattica più micidiale che esiste. Forse dopo la marcia dei pinguini. Ecco il Berserk Ray. Marchio del Berserker in italiano. Ed è il momento di segnare. Perfetto. Vediamo quanto fa. 6023. E perché non 6049? Cosa cambia? Boh. Perfetto. 3-0. Orega saccata. Un'altra soul attivano questi, non si stancano mai di attivare soul. Che alla fine sono quasi tutte uguali. Grande Wolfram. Attenzione, eccoci davanti alla porta. Vai con il 4-0. E abbiamo un valore di 5.057. Qui farà ancora repulsione a... sì. 1717 ed è gol, 4-0. Siamo al 26esimo, vediamo come continua. Ecco qua, lo immaginavo che mi superava con il salto esplosivo. 817. Qui siamo al 27esimo, non so se devo proprio usarlo, però vabbè, l'ho utilizzato ormai. Visto che al 27esimo ormai è quasi finito, non so se devo utilizzarlo per forza. Vabbè, magari riusciamo a segnare, eh.
Sì che riusciamo. Sì. Sì che riusciamo. Ho fatto bene, ho fatto bene. Vai con il 5-0. Se non fa colpi critici, ovviamente. Non lo dico sempre, ma è sempre scontato che è come se l'ho detto. Sì, nel 2900 dovremmo farcela. E beh, guarda, eccolo lì il colpo critico. L'ho detto io, L'ho detto, l'ha fatto un colpo critico. Fortuna che ha usato la presa normale, se no con repulsione la parava. Ok, qui finisce il primo tempo. 5-0, stiamo andando abbastanza bene. Guardate qua, non è male come stiamo andando. Non l'ho ancora detto, ma ovviamente bisogna cercare di arrivare a 10 gol. Non l'ho ancora detto che magari andava meglio, vabbè, adesso vediamo. Cominciamo il secondo tempo. Qui la musica è spettacolare, è proprio perfetta. Troppo bella. Grande! Qui sta per finire. No, mi ha preso la palla. Non ho voluto tirare perché aveva finito lo spirito, l'armatura. Qui dobbiamo avanzare con Desmodus. Bene. 1891. No, doveva prenderla Wolfram, invece l'ha presa Ozrock, fuori gioco. L'avevo passata Wolfram e l'ha presa Ozrock. Poh. Oh mamma mia, guarda tutti sti passaggi. Chi è che gliela prende la palla adesso? Wolfram. Wolfram gliela prende. E riesce pure a superare il difensore. Ok, vai con la Soul di Ozrock. E 6-0. Molto vicino. Livello 2, il valore totale aumenta di 150. Perfetto. 2514. Ah, foresta tecnica. Peccato che morso del serpente in Galaxy è veramente debole. Costa solo 20 PT. Potenza mi sa 130 o simile. Circa lì. 6-0 al nono minuto, dai. Alla fine poi va come la scorsa volta, mi sembra, contro la Lagoon, che siamo arrivati... No, la Lagoon... Forse la Lagoon l'abbiamo battuta. No, forse... No, sì, era la Lagoon. Che sono arrivato alla fine, che stavo vincendo 9-0. Lì davanti alla porta è finita la partita. Ecco, adesso fallisce l'extra, ma visto che il portiere ha 28 PT... Non riesce a usare altro che il morso del serpente. E non credo che riuscirà a parare il tiro. Vediamo. 1009. Neanche con un colpo critico ce la faceva, probabilmente. Forse sì, ma difficile. 7-0, vai. 12° del secondo tempo. Grande anticipo di Flare. E qui Wolfram rischia di farsi rubare la palla. Ecco, infatti la perde. Eh no, non andiamo bene così. Winning logic. Perfetto, andiamo con Barga. Rock Hammer. Speriamo che si evolve pure sta tecnica, che manca poco. Oh, l'extra che alza e abbassa. Ok, non si è evoluta. Però siamo davanti alla porta. Cioè, siamo alla fascia dove Ozrock deve spostarsi più in centro. Ecco, perfetto. E vai con Stargazer Go. E gol! Grande.
8 a 0. Vai, ne mancano solo due. Ce la possiamo fare. Controlla Ixal Fleet. 19esimo in 11 minuti. Dobbiamo fare due gol. È possibile, eh? Grande, ha fatto peccato. Però non cambia niente perché la palla ce l'hanno ancora loro. Ne ha fatto un altro. Però questa volta la palla è uscita grazie al loro peccato. Spariamola lì davanti alla porta. No! 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 Ozrock ha solo 3 SP. Credevo che si era evoluta la Soul. Invece no. No, questo era 9 a 0. Occasione sprecata. Non ci credo. Che peccato. Guarda, di solito si evolve la tecnica, la Soul di Ozrock. Invece stavolta no, non ho capito il perché. Con Ozrock non possiamo fare più niente. Allora, mettiamo un momento in pausa per vedere un po' cosa fare. Se far salire Wolfram, mi sa di sì. Ok, facciamo salire Wolfram. E vai con il tornado di fuoco. No, pure lui è senza PT. Pure lui è senza PT, non ci credo. No, non è possibile. Due occasioni sprecate, è impossibile. Ecco, adesso pure Desmodus senza PT, non possiamo farci più niente. Ecco, no, dai, no, anche questa volta è andata male, ma non ci posso credere. Almeno uno ne dobbiamo fare, visto che adesso forse riusciamo a rubare palla. Sì, vai, grande Konoha. Evolvi pure la tecnica, magari non è che fa male se si evolve. Niente, pure fallo, ma dai, no. Ogni volta va sempre male, Sempre andiamo perfettamente fino alla fine. E poi negli ultimi 10 minuti succede il casino. Però forse un gol lo riusciamo a fare, forse riusciamo ad arrivare a 9. Vai con un attacco omega, proprio agli sgoccioli. 1893, dai. Ci dovrebbe fare, Trentesimo. Mi aspettavo un bel colpo critico, Però è andata bene così. 9 a 0. Ok, sempre di un gol. Siamo sempre lì, con 5 minuti in più, cioè, guarda, avremmo fatto un altro gol. Adesso ormai c'è niente, non serve neanche fare sostituzioni che la partita è finita. Infatti. Speriamo almeno di aver droppato qualcosa di buono, Io spero in questo. 9 a 0. Sempre così va. Va sempre così. Abbiamo ottenuto... No, dai, almeno abbiamo droppato qualcosa di buono. Raggio del giudizio e shot Aether. Cioè Aether, cioè no, vabbè. È la tecnica di parata del portiere di Ixal Fleet. E raggio del giudizio è la tecnica di... Ishigashi. Qui attenzione, perché avevo voluto prima questa tecnica, cioè una di una squadra delle qualificazioni dell'anime. Questa tecnica qui l'ho evoluta, guardate qua. Anzi, poi vi devo far vedere. Questa è la presa oscura. Potenza 320, stordimento meno 10, difficoltà 100. Questa invece è la barriera magnetica. Potenza 100, stordimento meno 40, incredibile. E poi vabbè, qui c'è parata negativa che non l'ho neanche evoluta, ma non so neanche se la evolvo perché va bene così con quelle tecniche lì, anche se fanno schifo, ma sono fortissimi in quel modo. Poi vediamo, non si sono evolute altre tecniche, Rock Hammer, no? Ok, niente, a posto. Allora direi soltanto di salvare per, diciamo, il buon drop che abbiamo ottenuto. Ok, direi che allora per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!